Oggi indosso questa bella maglia. Questa maglia l'ha indossata la squadra dove giocavano Bacca, Niang, Antonelli, De Sciglio, Kuzka, De Jong, Onda. Perché il Milan di oggi non è forte, anzi scarso, quanto quel Milan, ma ancora peggio! Perché noi con Bacca, Niang, De Sciglio, De Jong e Onda a Roma con la Lazio ci abbiamo vinto! L'anno scorso con la stessa squadra di ora ci abbiamo vinto! E oggi altra prestazione aberrante! Siccome a voi vi piace vedere video quando perdiamo, allora cerco di dirvi tutto in questo video. Cosa vi ho detto l'altra volta? La Lazio prende 5 gol dal Napoli. Indovinate contro chi va a giocare bene la prossima partita? Voglio sentirvi contro di noi. Vi dirò già, il Benevento ne ha presi 4 dall'Udinese domenica. 4. Vediamo poi domenica prossima. Vi faccio un po' il conto dei gol incassati da questa Lazio nel girone di ritorno. 5 gol dal Napoli, 3 gol dall'Inter e sono 8, 3 gol dalla Juve e sono 11, 3 gol dal Benevento e sono 14. 14 gol in 4 partite ha preso. Vero, Napoli, Juve, Inter. Ma li ha presi. Non è una squadra invincibile. E oggi siamo riusciti ancora una volta a dimostrarci che siamo una squadra da media bassa classifica, che quando le cose contano ci caghiamo addosso. Abbiamo giocato un secondo derby, stessa partita. Cosa c'è di diverso? Che questa volta non abbiamo neanche rischiato di pareggiarla, nemmeno. Dopo 20 secondi abbiamo un'occasione, vedo il Milan che parte bene, dico, speriamone una manna dal cielo. No, parte bene sul rovesciamento, si prende gol, Correa inciampa sul pallone, cioè non so se avete capito bene, inciampa sul pallone. Ovviamente il Milan non reagisce mai, il Sassuolo reagisce, il Parma nel suo piccolo ha reagito, il Genoa nel suo piccolo ha reagito, noi non si reagisce mai. 2-0 prima annullato, poi da annullare. Orsato, a parte il fatto che devi morire, perché no, è inutile avere i veri, Orsato devi morire, perché di più non posso dire. L'avremmo persa questa partita, perché l'avremmo persa? Ma quello è un fallo netto. Ti chiamano dal VAR, lo vai a vedere, quello è un fallo netto. Cioè, non so chi ti abbia dato il patentino allenatore, ma non è la prima volta che combini danni del genere, Orsato. Sei un uomo di merda, Orsato. Detto questo, veniamo alle nostre colpe. Parentesi, Orsato, finita. Veniamo alle nostre colpe. La solita sterilità offensiva. Ovviamente riuscire a superare la linea di metà campo e non riuscire a fare un cazzo. Ormai siamo specialisti di questa cosa. Superare la metà campo e non fare un cazzo. Quante occasioni sbagliate. Prima Mandzukic la piglia di braccio davanti alla porta. Poi anche che si può tirare di piatto e invece se l'allunga. Quante altre occasioni. Çalhanoğlu che tira al volo, poteva tirare Salim Magers. Io veramente, ragazzi, questa sera ho perso il conto delle cagate e dei falli inutili. Nel primo tempo abbiamo fatto 8/9 falli inutili, tutti nella metà campo della Lazio. Falli che non ci stanno, ma non perché non ci sono, perché non vanno fatti.
Sti qua pescano l'uomo, trovano l'uomo come se niente fosse. Noi sterili, sterili, siamo senza palle. Oggi, oggi ci siamo giocati la Champions League, perché noi possiamo anche vincere contro Benevento, Torino e Cagliari, possiamo vincere. Non so se succederà, perché ormai abituati alle figure di merda con Sampdoria e Sassuolo, mi posso aspettare di tutto. Però anche dovessimo fare quei 9 punti, noi in Champions non ci si arriva. E io in Champions League con una squadra che gioca così, non ci voglio andare. Non ci voglio andare con una squadra che gioca così. Mi farebbe ribaltare casa la prima partita. Non la possiamo giocare, non voglio fare come l'Inter, arrivare in Champions League e farsi buttare fuori. Ai gironi. Io se vado in Champions League almeno il girone lo voglio passare. Ma lo esigo il girone. E così noi al girone non ci si va. Ho detto 3 big match, no? Lazio, Juventus, Atalanta. Uno è andato. Prossimo è la Juve, poi c'è l'Atalanta. Salvatevi questa parte di video e ve la incollerò nella 38esima di campionato. No, noi andremo a giocare a Bergamo, l'ultima partita di questa stagione. E lì ci giocheremo l'accesso in Champions League. Registrate queste parole. Inutile se l'Inter batterà la Juventus oppure no, ma poco importa. Perché siamo una squadra di merda. Non c'è più la testa. Non ci sono più le palle. Non c'è più un cazzo in questa squadra. Non c'è neanche più il giocare a memoria. È finito tutto. Ci hanno illuso un'altra cazzo di volta. Che dire? Che dire? Io ho uno schifo così, ragazzi. Mi vergogno di accendere la TV e mi vergogno che il mio muro, che sta davanti alla TV, veda prestazioni del genere. Mi vergogno. Complimenti alla Lazio, complimenti anche al Sato, complimenti al Sato, perché comunque gol così ti fa andare fuori di testa e poi succede quel che succede, ma siamo d'accordo, non avremmo recuperata mai quella partita. Avesse annullato il gol del 2-0, sarebbe finito 1-0. Non vi preoccupate, ragazzi, perché gol non l'avremmo mai fatto. Non l'avremmo mai fatto. E adesso siamo quinti. Da secondi a quinti in una partita. Da secondi a quinti in una partita. E chi c'è sotto adesso? C'è la Roma, giusto? No, c'è la Lazio. A 5 punti sotto. Quando si pareggiò con l'Udinese e poi dopo chiudo, dissi: a me non mi preoccupa il meno 6, meno 7, meno 8 dall'Inter, quanto eravamo. A me preoccupa il più 4 dal Napoli. Sì, ma sei disfattista, ma tu non devi pensare, noi in Champions ci andiamo, è solo un momento. Ci sta a perdere qualche partita. Tutti perdono le partite. Ciao. Però avevo ragione. Adesso il Napoli ci ha recuperato. Nonostante abbia perso la partita di recupero con la Juve. Ciao. Ed è così che abbiamo giocato un'altra partita. Da Lega Pro. Lasciate like al canale, iscrivetevi. Ci vediamo domani con la live reaction, con il recap che è andato su Twitch. Quindi vi dico un'ultima cosa: se volete il contenuto incensurato, se mi volete vedere insultare qualsiasi cosa capiti a tiro durante le partite del Milan, dato che ormai sarà così fino alla fine della stagione e anche le prossime, venite su Twitch. C'è pane per i vostri denti dappertutto. Adesso ci vediamo su Twitch, sul canale di VarSport. VAR_Sport. Con gli ospiti anche delle altre squadre. Grazie Milan per questa settimana che ci hai regalato tra Sassuolo e Lazio. Grazie. Ne avevamo proprio bisogno.